Continuano a Milano le giornate della moda per la prossima primavera e estate. Vediamo quali sono le novità proposte dalle passerelle. Torna la donna romantica e così sulla passerella di Ermanno Cervino trionfano pizzi e trasparenze, nodi e fiori, tutto senza volgarità. Una donna più romantica, non vorrei essere confuso con la nostalgia, è una donna estremamente evoluta e moderna. Reminiscenze degli anni in cui le vacanze non avevano tempo, quando ai Caraibi ci si arrivava su grandi navi bianche e si sbarcava come in un sogno. Ecco la donna firmata Rocco Barocco. Una linea che rende molto più leggera la donna, diciamo a partire dalla farfalla che è molto leggera. Ho cercato di simulare un po', non dico un volo di una farfalla, ma la leggerezza di una farfalla. Donne che giocano a fare la geisha da Blue Girl con abiti strizzati in vita da cinture obi e tagli stile kimono. Lo stile italiano cattura le donne dal jeans alla maglietta. Pair of jeans and a t-shirt. Per me è meraviglioso perché è molto femminile, è molto sexy. Roberta Scarpa regala pizzi e tomboli veneziani. Colori della natura, che la natura è un mio riferimento importante. Curiosità. Le scarpe sono altissime, le borse tornano colorate.